Care Violette, care amiche tutte, vi lascio queste poche righe per ricordarvi nel tempo qualcosa che non dovrebbe andare perso. Viola è nata nel 1997 da un'esperienza dolorosa, da un gruppo di donne operate, non operate, da un medico, con l'intento di aiutare altre donne a convivere, ripeto, a convivere con il cancro. Nel corso degli anni molte cose si ritiene siano state fatte per cercare di migliorare la qualità della vita, per rendere il percorso meno faticoso a tutte coloro che hanno dovuto affrontare le problematiche che ben sappiamo. Pertanto la richiesta che estendo è quella, molto semplice, di non lasciare da parte nulla, ma di continuare a lavorare affinché gli obiettivi prefissati possano ancora nel tempo continuare ad essere perseguiti. C'è un bel gruppo di lavoro, un gruppo capace di svolgere le attività come si deve, al quale la collaborazione di altre persone potrebbe favorire altre attività, portare idee nuove. Vi chiedo di non mollare, anche se penso di essere stata per alcune un punto di riferimento per tanto tempo, guardatevi attorno. Tanti sorrisi sono pronti ad accogliere altre donne e le loro famiglie. Altre braccia allargate sono pronte a stringervi per aiutare a salire le scale più ripide. Non dimenticate, come abbiamo fatto in questi lunghi anni, che l'unione fa la forza. Coalizzatevi, accordatevi, amatevi, discutete, venite a patti, ma non percorrete la strada che vi precede, vi sarà tutto più facile. Mi rendo conto che è molto quello che vi sto chiedendo. Vorrei dire un grazie a tutte coloro che nel corso degli anni mi hanno fatto partecipe dei loro problemi, ma anche dei loro progetti, mi hanno fatto condividere gioie e dolori, mi hanno scelto come loro confidente, perché avevano la certezza che nulla sarebbe uscito dalla mia bocca. Ho trovato amiche stupende, più giovani o meno giovani, ma amiche sincere alle quali ho voluto un gran bene. E chiedo sinceramente scusa se a volte è mancato tempo per stare più insieme. Chiedo scusa se a volte avevano bisogno di più, ma c'era chi aveva priorità. Vuoi per salute che per età. So che l'amore e la stima tra di noi non sono mai mancati. E proprio su queste basi vi chiedo di non perdervi per strada. Pensate al nome Viola. È tutto racchiuso in quell'acronimo. Viviamo insieme offrendo lavoro, volontariato e amore. Un ultimo piccolo pensiero che ha offuscato gli ultimi anni. Non parlate dietro le quinte di quella o quell'altra donna, di cosa sta vivendo, di quanto sta patendo, di che terapie sta sperimentando. Recate un danno permanente, irreversibile, duraturo. Abbiate il coraggio delle proprie azioni. Fatele un sorriso, regalatele un fiore, scrivetele un bigliettino e, se proprio non potete fare a meno di soddisfare la vostra curiosità, guardatela negli occhi e chiedetele come sta, senza pietismo, senza affettata religiosità. Il vostro desiderio di sapere sarà soddisfatto e la persona non avrà da soffrire, oltre la malattia, a causa del contegno scorretto di qualcuno. Care Violette, vi ho voluto e vi vorrò un gran bene. Buon lavoro e grazie per tutto quanto mi avete dato. Per quanto mi è possibile, se Dio vuole, veglierò su di voi. Nadia. In my house I've been black holes.
shot for a face. Clench my fist as the country needs my place. Faith.